Ecco, con l'assessore alla cultura di Ripa Tranzona, uno dei borghi più belli d'Italia, secondo dei sondaggi importanti di Skyscanner, questa serata meravigliosa organizzata da una vecchia amica, Ambra Vespasiani, che stimiamo, rispettiamo e ha fatto un bellissimo spettacolo per la gioia anche dell'amministrazione comunale. Sì, la signora Ambra Vespasiani è ormai un'istituzione per il nostro paese, presidentessa dell'associazione Rolf, che da anni cura questi spettacoli, corsi di perfezionamento per canto lirico e organizza sempre a fine stagione questi spettacoli teatrali di opera lirica che riscuotono un grandissimo successo. Siamo veramente onorati della sua presenza, del suo lavoro e del fatto che ama questa città e la fa conoscere a giovani di tutta Italia. Con Ambra Vespasiani, grande artista lirica, ci ritroviamo dopo esserci visti in passato, ma le strade si dividono ma poi si ricongiungono quando c'è una grande affinità nella melomania che abbiamo sia io come giornalista, sia Ambra come addetti ai lavori. Ambra, una serata splendida in una cornice di una città che veramente è uno dei più bei borghi d'Italia e che con l'arricchimento culturale che sei riuscita a produrre con la tua associazione ROF, siamo tutti marchigiani un po' più solidali con i nostri artisti. Sì, grazie di questa presentazione. Sono molto felice di questa serata perché i ragazzi che fanno parte del laboratorio lirico che noi ogni anno facciamo qui a Ripa Tranzona con i miei allievi, con la partecipazione anche di altre persone, la maestria del maestro Kramer e con la regia di Ilaria Galgani, che è una mia collega, che è stata un grande soprano lirico, che ha cantato a Macerata, ha cantato anche in altri posti, con mio marito che mi supporta e sopporta.